want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome. Oggi siamo con Stefania Paccagnella, per tutti Pacca, la capitana. Sei da tanti anni a Vicenza, tu? Sono 6 anni che sto a Vicenza, questo è il 6º. Sei un po' tornata a casa perché sei vicino alla dopo famiglia. Dopo tanti anni che ho girato così, sono riuscita per un po' di tempo a stare vicino a casa, quindi per me è la posizione ideale. Cos'è per te la famiglia? Per me in particolare è un riferimento, perché due chiacchiere, poi passare un'oretta assieme è molto. Sappiamo che hai un fan particolare che adori, chi, il nipotino. Sì, io sono innamoratissima di lui, è il mio idolo. Lui l'ho visto nascere, ho fatto anche la madrina, e figlio anche di mia sorella, perché lui come fa quello che vuole, ecco perché sta bene con me. E mia sorella che me ne dice di cotte e di crude perché lo vizio. Lo fai già giocare a pallavolo? Secondo me il mio obiettivo è trasformarlo in un opposto mancino ricevitore, poi vediamo. Speriamo, no, io spero che sia, io lo spingerò che faccia sport a partire da presto, perché secondo me è un mondo ancora pulito, è un mondo ancora dove i bambini riescono a imparare a stare con gli altri, a imparare le regole, a imparare a rispettare gli altri. Sei fidanzata da tanti anni. Sì, sì. Anche lì tanti sacrifici, tanti, vediamo. Ora, quando deciderò di smettere, penso di cambiare vita, e cioè penso, cambierò vita sicuramente. Spero di sposarmi, se non si stanca prima. E vediamo, insomma. E lui adesso dov'è? Lui sta lavorando a Riccione, lui è chef. Quindi fa le stagioni appunto perché ha più tempo per seguirmi. In estate vado io da lui. Quindi in casa chi cucina? Allora, quando lui finisce di lavorare non ne vuole sapere. In caso mi dà una mano. Poi invece quando c'è veramente bisogno così si mette lui. C'è qualcosa che tu sai fare meglio? Che dici questo lo faccio io, punto. Il risotto con i funghi, con i chiodini del mio papà. Quello lo batto sicuramente. Sei un centrale, il centrale deve avere una certa aggressività. Sì. Chi è che comanda fra i due? È giusto che ci sia parità, è giusto che ci sia la possibilità di parlare, di discutere alla pari, cioè nel senso, poi posso avere ragione, posso aver torto, però si discute, non è che perché io sono donna devo essere, e lui uomo del sud deve essere, non ci penso proprio. Io ho fatto 4 anni a Matera, quindi conosco anche lì, quando ritorno lì mi ancora mi salutano, ancora lì, cioè a pallavolo era tutto, avevamo il palazzetto, non dico pieno, ma frequentantissimo anche durante gli allenamenti. Tu hai un hobby che non è frequentissimo. Ti parli delle piante? No, di che cosa parla? Delle piante, ma anche del ricamo. Ah beh, le piante attualmente mi stanno occupando un po', quello è un esempio di mia sfida personale a un bonsai. Fino a un mese fa era strapieno di foglie. E in bagno, se tu hai visto, due orchidee. Pensa che c'è un libricino, si chiama La leggenda e la luna, che praticamente ti dà, in base alle fasi lunari, così, quando dar da bere, quando concimare, quando trattare. Sì, ma il lunario che avevano una volta ed è in campagna, spettacolare. Yeah, io sono di mentalità. Mia nonna era una che guardava molto la luna, no? Gli anziani. Poi ho scoperto questa agenda e ora mi faccio riferimento a questo libricino e vediamo. Capitolo piante, capitolo ricamo, c'entra sempre la nonna. Sì,
Diciamo che io sono cresciuta con una nonna e quindi mi ha trasmesso tante cose, meno male, dico io. Poi il punto croce per me è, cioè, mi piace per fare un sacco di cose. Io ho dei vassoi a casa mia fatti da me, così con dei girasoli, perché io adoro il girasole come fiore e l'ape. L'ape come animale, a parte il mio il pipistrello lì, che ha sé, però è il colore delle api, gialle e nere. Parlavi del pipistrello, presentaci il pipistrello però. No, beh, ce l'ho da quando sono partita a casa, quindi nel 92. Per me è un mio portafortuna, nessuno me lo deve toccare e ce l'ho da 16 anni. Tu sei la capitana, cosa significa? Comunque dare, penso, un esempio, quindi per me è importante dare l'esempio. E ripeto, se non mi divertissi ancora, se non avessi questi stimoli di imparare ancora, di trovare sempre la perfezione, perché sono un po' perfezionista, pignola, diciamo così, le cose che faccio, quindi se non avessi più questi stimoli avrei già smesso, forse mi sarei anche già sposata. Allora, ringraziamo la Pacca, grazie a voi. In bocca al lupo. Crepi, speriamo di riuscire a tirarci un po' su, che è importante, insomma. Grazie, allora, ciao. Grazie. Tutti i lunedì alle 22 goditi su Palla Volley TV la sintesi delle partite del grande volley femminile di A1 con i set più spettacolari della Minetti Vicenza. In esclusiva su TVA Vicenza. Alle 22 di ogni lunedì la Minetti Vicenza gioca per te. Vicenza Più, il settimanale che aiuta il quotidiano. Ogni sabato. Vicenza Più. Ti aiuta ad approfondire il quotidiano. Vicenza Più donna. Vicenza Più aziende. Vicenza Più sport. Vicenza Più cultura. Vicenza Più giovani. Vicenza Più mode. Vicenza Più, tua ogni sabato in edicola o compresa nel prezzo di eventi cittadini. Vicenza Più approfondisce l'informazione e proietta Vicenza più avanti. Tutti i sabati in edicola e in città. Vicenza Più, più liberi di sapere. Con soli 500 euro diventa socio della Minetti Vicenza, la squadra di volley femminile che da 11 anni difende i colori biancorossi in A1 e cura un vivaio unico e pluriscodettato. Per conoscere i tanti vantaggi di essere socio che ti faranno recuperare il tuo investimento, telefona direttamente al presidente Giovanni Coviello. L'iniziativa è illustrata su joyvolleyvicenza.it. Con 500 euro, la Minetti Vicenza diventa veramente tua. I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il